Ciao a tutti ragazzi, bentrovati su Crystal Cross Gaming con una nuova puntata di Days Gone. Allora ragazzi, è successo il disastro, ok? Siamo tornati dopo le missioni, ci siamo messi a parlare con O'Brien per organizzare la fuga con Sara, dopo aver ucciso un super furioso velocissimo chiamato L'Ombra e un'orda subito dopo. Ok, sì. E niente, il colonnello ha scoperto quello che era, grazie a quel pezzo di merda di schizzo che non vedo l'ora di fargli saltare il cervello, maledettissimo. Devo tornare allo Slake, verso nord, devo salvare Boozer e salvare Ricky. Iron Mike, non so se Sara, non posso aiutare lei, ma posso salvare loro. Porca miseria. Oh, mi spiace, sir, mi dispiace, ma io non mi arrendo. Troverò il modo per prenderti, il giuro su Dio, tornerò da te. Che miseria. Devo andare a nord e seguire la... Santi, Amore è libera, sì. La via più diretta. Ah, c'è un nido. È un'infestazione, quindi. Allora, qua, di nuovo neve. Santi, di qua. Direzione nord. Merda, questo non c'era prima. Ma se lo... Ah, porca miseria, non l'avevo vista. Brucia l'inferno. È morto, via. Ma che cazzo, che cosa? Oh, è un lanciafiamme, ma che cazzo? Ma di che stai parlando? Dove cazzo? Aia. Au. Ci mancava. Sì, però devo liberare. Ah. Guarda. Miseria maledetta. Chi è mo? Ci mancava quello. Ok, aspetta. Dai, vaffanculo. Porta. Mannaggia l'armatura. Andiamo. Ah, ok, ero scoperto, ecco perché. Ok, meglio? Ok, è andato. Chi cavolo è che mi sta sparando ancora? No, non è morto ancora. Prendi questa. Ok, bravo. Non posso fare altro adesso, vero? Ma chi è che mi sta sparando ancora? Che palle!
Bene. L'abbiamo fatta adesso? Una rottura di palle. Dato che ci sono lo piglio. No, vaffanculo. Grazie. Fammi tornare alla moto che così la vedo, vedo se riesco a ripararla. Perfetto. Wow. Che miseria. Mi mancava quella. Oh, che palle. Vabbè che è a distanza, però santi Dio. Restano poche munizioni. Vieni fuori. Oh, finalmente. Sono finiti, eh? Dove vi siete cacciati tutti? Cioè, come immaginavo. Devo ripararla la moto? Ah, no. Ok, ok, non mi dà neanche gli indicatori. Molto bene. Quindi non mi serviva questa roba. D'accordo, non importa. Una cosa che voglio fare però è andarmi a dare una risistematina. Magari. Magari c'è qualcosa. Cioè, tipo qui dietro. No, eh. Andiamo a prendere tutto quanto qui. Ok, grazie. Infettante. Mattina. Allora, qui ci possono essere cose utili. Grazie. Medico, sveglia. Rottami, va benissimo. Vabbè, questi... Molotov a napalm. Oh, e tutti i proiettili che voglio, che bello. Buono. Sì, quindi adesso li riprendo. Ah, no, non posso. Vabbè. Però che bello che adesso sono 64 i proiettili a disposizione, eh. Che bella cosa. Niente male. Grazie. Questi altri invece... Oh, cherosene grande. Che mi servono, mi servono, mi servono. Straccio, benda. Questo anche può essere utile. E basta, vabbè, c'è quello lassù. Che devo... Ah, ok, devo spostare questa macchina per passare. Quindi ho fatto comunque bene venire qua. Ok, va bene. Ma quello non è un medikit. Sì che lo è. Grande. E quello non è del cherosene. Benissimo. E questo è un tubo piccolo. Benissimo, benissimo, benissimo. D'accordo. Ritorniamo alla moto. Ah, vabbè. Ah, però qua dentro potrebbe esserci dell'altra roba. Mica me ne ero accorto. Ok, grande. Guarda qui. 20 rottami c'ho. Che bello avere 20 rottami. Non ci sono abituato come concetto. Polistirene, ok. Questo è per rifare le bombe. Bene, ragazzi, partiamo. Speriamo di non
incontrare un sacco di problemi. Resisti, Boser. Arrivo. Oh cazzo, cazzo, ci mancavo, guarda. Madonna mia. Aiuto. Ciao, ciao, sono morto, sono morto, sono morto. Ma chi cazzo, cioè, ma... Cioè, giro cecchini ovunque. Chi ci ha pensato di fermarsi? Tra l'altro, dove mi fermavo? In mezzo alla strada sotto il fuoco del cecchino. Pensavo di... Vabbè, niente. Quanti diavolo di posti di contatto. Ma non era bloccata sta merda di strada? La fregna di Mammeta. Fanculo. Ok. Oh, è andato finalmente. Porca miseria, maledetta, erano in due. Comunque sì, ragazzi, non vedo l'ora che termini questo gioco anche per questo. Mi sono stancato di mirare con il controller, mi sono rotto le palle. Ce la faccio più, veramente. Bene. Stavo scendendo dalla moto comunque. No, perché cazzo? Perché sei tornato su? Da solo, io non l'ho toccato il controller. Pregna di Mammeta, non l'ho colpito. No. Cioè, non l'ho ucciso. Sono quasi a secco. Bene. Due colpi mancano. Ma quello perché si è mosso di botta così? Ok. Bene, adesso. No, vaffanculo, è stata una cosa stupida. Ah, guarda che simpaticone. Che miseria, guarda dove mi sono messo. No, qua non sono a riparo per niente. Oh, porco mondo. Madonna mia, che coglioni, raga. Che coglioni. Pure corazzati. Vabbè, no, non muore. Ha deciso di non morire. Finalmente. Ce l'abbiamo fatta. Devo ricaricare. Finalmente. Quando finisce sta zona in cui devo sparare in continuazione? Vai, vai, ti copro. Fuoco di copertura, ora! Dove va quello, mo? Oddio. Qui. Ah, sono ferito. No. Morti tutti finalmente?
Sì, ci dovremmo essere. Grazie. Aspetta, 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 aspetta. I rottami servono sempre. Guarda qua. Okay. C'era anche della roba in una macchina, mi sa. Potrebbe tornare utile. Chissà l'airbag a cosa serve, però. Ma. Ok, vai. Saranno altri posti di controllo, dannazione? Spero di no. Oddio. Mi farò strada un botto alla volta. Come... Un botto alla volta, ha detto. Devo fare le bombe? Sarà per quello? Vediamo un po'. Vediamo un po'. A quanto pare sì. C'è solo il piccolo problema che... Il tunnel è libero, la milizia l'ha ripulito. Grazie, scherzo. Sì, infatti. Comondo. Per la miseria. Guarda, levatevi di mezzo! Vaffanculo! Ci voleva, guarda. Parati a bruciare. Maledetta milizia, avanti! Bene. Altro c'è anche un nido qua, ma porca miseria. Ah, due di quelli ci sono. Che bello. Che simpatici che sono, guarda. Non ve... Ma con questa luce non vedo dove sto tirando la... Non si muove. Forza, figli di Troia. Ma io ci provo, cioè, sono completamente... Quindi? Senti, questa al napalm dovrebbe essere... Levatevi di mezzo! Niente, io... Porca miseria, devo andare un po' occhio, magari... Vediamo se... Magari, così facendo... vabbè... devo andare... Non li vedo! Ce la farai a morire prima o poi? Comondo. Oh. Ricarica, ricarica. Non è tutto, sì, ti devi curare. Tu? Oh, quando finisce sta parte, mamma forza, mia, figli di Troia. Che palle. Non ce l'ha fatta, eh. Ok, adesso. Scusa, per andare via da là, però.
Che è sta roba, mo? Che è questo, mo? Lattina, bomba tubo, ok. Oh, cherosene, grazie. Proiettili. Prendiamo un po' di cose, dai. No. Oh. Polvere da sparo e cherosene, molto bene. Questo... Vabbè, una bomba tubo, ok. Vabbè, dai, ho fatto bene a dare una ripulitina a sto posto. Solo che... Come dovrei fare a passare? Ah, ok, così. No, ma qui c'è un nido? Porco mondo, c'è un nido. Vabbè, senti, bruciamolo dato che ci siamo. Bene. L'abbiamo fatta? Grazie. Mamma mia, la ricarica di quest'arma, però quanto lenta è. Ah, questo... Innesco elettrico. Devo cercare meglio. No, ok, ho fatto molto bene a venire qua. Molotov al napalm, eccetera, cioè. Cosa diavolo? Ma no, ma che me ne frega di questi punti, eh? Io volevo solo vedere se potevo entrare qui. Corrente saltata, ovvio. Avevo visto una tanica per caso? Mi sa che è quella. Direzione sbagliata, benzina. Ok. Dai, dov'è il generatore? Eccolo. Perfetto. Questo vale la pena perché... Può essere anche un punto in cui teletrasportarsi, capito? Quindi... Non so. Quelli li hanno abbattuti, perciò dovrebbe andare bene, dai! Luci verdi fanno bene, fanno sempre bene. Ok, benissimo. Vai! Niente da fare. Ah, aspetta però. Ah, giusto, sì. Ah, il fusibile, devo cercare quello, ok. Mi fa salire, dai. Tuo coraggio. Vediamo. Dove? La dalla grande. Ci sono. Ma okay, vabbè, non ha alcun senso. E ora dove, accidenti, lo trovo. Ah, lì dentro. Che gioia, bene. Vabbè, però in effetti... In effetti bene per davvero. Confusibile, sì. Che questo potenziamento vale la pena. La musica mette tensione in maniera un pochettino così, però... Però è bellina. Ok, vediamo.
Vediamo cosa c'è dentro. Bene, ok. Un registratore, vediamo. Ok. E poi questo l'iniettore. Si trattavano bene. L'iniettore di nuova energia, perché so di averne bisogno. Grazie. Ah, campo di Iron Mike. Come il richiamo per l'influenza. Ok. Un altro punto in cui fare il trasporto, il trasferimento veloce, il che è un bene, assolutamente un bene. Grazie. Andiamo, va. Guarda, io... Boozer, mi senti? Ce li ho proprio qua. Rispondi? Boozer, dai! Dick, sei tu? Sì, portali qui, dannazione. Eddie, porta dentro i feriti! Boozer! Dick, è bello sentirti. In questo momento ci saresti utile. Portateli dentro! Portali, maledizione, su! Attenti! Sto arrivando, Boozer, ci sono quasi. Schizzo! Sei lì, Boozer. Ti sta cercando. Stanno entrando dal cancello. Su, avanti. Merda. Che venga, Dick. Lascia che venga. Boozer! Dannazione. Lì ce n'è un altro. Solo che non posso più fare le Molotov. Dannazione. Non ho più kerosene. Ricky. Lost Lake, rispondete. Ricky. Iron Mike, rispondete. Merda. Dick. Sei vivo. Schizzo ha detto che eri morto. Trova Schizzo, dannazione. Trova Iron Mike. Ricky, parlami. Che succede? Cosa? Schizzo è piombato qui con un esercito. La milizia. Trovalo subito. La baita. Sali alla baita. Muoviti, cazzo. Ha detto che portava provviste, che voleva scusarsi. Ha supplicato Iron Mike di perdonarlo. Che pezzo, Ricky, di merda. No, no, non dirmi che... Oddio, Iron Mike. Beh, non devo può usarlo. Poi è scoppiato l'inferno. Ho iniziato a sparare. Non riesco a trovarlo. Mike, non so dove. Ricky. Va bene. Ok. D'accordo, dai, finisce a bruciare. Prendo le taglie. Quanti nidi sono ancora? Uno solo. Credo almeno. Perché dato che sono qua vale veramente la pena, dannazione. Sto veramente di strada. Cioè, guarda, stanno a pochi metri dalla moto, santi Dio. Non distruggerli sarebbe una stronzata. Cioè, guarda. Come faccio a non farlo? È qui. Peccato che gli devo mettere la bomba con la la Molotov al napalm. Ah, escono fuori da di qua, ok. Oh, perfetto. Grande. Ok. Ricarichiamo le varie armi, va. Qua dentro solo i residui di nido, giustamente. Sai perché non ha preso fuoco anche la capanna? Vabbè, non chiediamoci troppe cose. Ok, bene. Andiamo, va.
Dimmi che sono finiti i cacchio di... di posti di blocco, ti prego. Dovrebbe mancare moltissimo. Dovrei esserci. Wow, senti i colpi. Porca miseria, ragazzi. Che presa male. Oh, è il secondo assalto a... Ehi! Si ritirano! Se ne vanno! È fatta! È fatta! Dov'è Schizzo? Qualcuno ha visto Schizzo? Sì, alla grande! Addosso, non fateli scappare! Ammazzateli dal primo all'ultimo! Dove cazzo è Schizzo? Abbiamo inviato un gruppo, ma nessuno l'ha visto. Forza, su, andiamo! Tranquillo, quello stronzo è già nostro. Dick, grazie al cielo, andiamo. Ricky, che succede? Iron Mike, gli hanno sparato. Oh, cazzo. Ehi, quello pesante, ero venuto per chiederti di andare a pescare, servono provviste. L'hai trovata? Hai trovato la tua signora? Sì, Mike, è qui fuori. È qui? Sì. Sì, sai, io... non ce l'avrei mai fatta senza di te. Ok. Ok. Che notizia. Che notizia. Ma voglio conoscerla. Deve essere... eccezionale. Se è sopravvissuta come la mia Elizabeth. Ok, ok. Tieni, Mike. Ecco. Mike, prendi questa. No, no, non la voglio. Basta. Ecco, tranquillo. Io mi sbagliavo, Dick. No. No, no, insieme possiamo farcela, Mike. Appena ti sarai rimesso in piedi, noi... Mi sbagliavo! Io mi sbagliavo! No, mi sbagliavo! Fai tutto il possibile. Per proteggere il campo. Ricky... Sì, sono qui, Mike. Sono qui. Mike. Che brutta storia, ragazzi. Mi è dispiaciuto un sacco. Non è semplice dirlo, ma Mike è morto. Lui voleva fermare Schizzo e riportarlo qui, e come ha sempre fatto, lo voleva convincere. Ma... Ok. Sì, smettetela! Ora! Basta! Non è un elogio funebre! Mike non l'avrebbe voluto! Non perdiamoci in chiacchiere, perché... perché gli uomini che abbiamo ucciso oggi... beh, ne rimangono altri! Molti altri! Io li ho visti! Sono stato al loro campo! E quando torneranno qui, vi faranno a pezzi, senza pietà. O ci proveranno. Se noi non li attacchiamo prima. Ehi! No, no,
silenzio! State zitti! Ascoltatelo. Iron Mike era suo amico, quindi dovete fidarvi di lui. No, 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 hanno ragione, non posso farlo. Io non sono Iron Mike, sono solo un randagio. Va bene. Allora vai. No, io non voglio scappare. Senti. Ok, di a Boozer di venire alla baracca. Porca miseria. Adesso ho capito come andrà a finire, credo. Mi sa tanto che dovremmo veramente attaccare il campo con tutto quello che abbiamo. Ok, l'ho trovato in un bunker di survivalisti. Aspetta. Sì, sì, ci servirà un camion grosso come un autocarro da cantiere. Dobbiamo riempirlo di fertilizzante. Nitrato di ammonio. Già. Combinato con un centinaio di galloni di creosoto. Un camion bomba al fertilizzante. Il tuo piano? Oh mio Dio. La milizia ha convertito l'isola in una fortezza. Ci sono dei civili nelle grotte, ci sono operai e altri superstiti che il colonnello riteneva inadatti al servizio. E poi l'armeria e il presidio al cancello principale. Attacchiamo lì e potremmo colpire la milizia dritta al cuore. E invece sarà? Beh, lei... è nelle caverne che il colonnello chiama Arca. Ma come fai a sapere che i soldati non uccideranno gli altri e Sara e tutti i civili? Io non lo so, ma so che l'esplosione scatenerà il caos in ogni angolo del campo e spero di entrare e portarla fuori prima che si organizzino. Sentite, non si tratta più solo di Sara. Il colonnello ha dichiarato guerra ai sopravvissuti e ha messo in piedi un vero e proprio esercito. Iron Mike. Gli altri hanno già perso la vita a causa di questo conflitto. E noi faremo la stessa fine se non colpiamo per primi. Non ho mai detto che fosse un buon piano. Infatti è un piano del cazzo, Dick. Sei con me, fratello? Oh, non vedo l'ora. Ok. Ma da soli non abbiamo speranze. Ho capito. Sì, ok, d'accordo. Se ci sono volontari, radunali all'ingresso sud. Così al momento dell'esplosione si concentreranno sul cancello principale. Ok, serviranno delle scorte. Voi siete matti. Ma che ne dite di parlare anche agli altri di campi? Eh? Non sarebbe il caso? Emerso dall'inferno, lo credo bene. Corsa contro il tempo, firmare la milizia e aiutare Sara a fuggire da quell'isola. Ah, ufficiale generale. L'abbiamo capito alla fine di che tipo era il colonnello. Ah, no, ok, era... ok. Va bene, ok. D'accordo, ora siamo di nuovo qui. Io... sì, dobbiamo parlare con Ricky e... sì. Ok, parliamo con lei. Come procede? Minchia! Ehi, Dick. Ehi, questo cos'è? Oh, chiedi a lui. Beh, un camion è come un carro armato. Così ho pensato di riconvertire questa. Porca. Credi funzioni? Vediamo subito. Ok. Ah, sì! Palla grande! Ora va riempito. So dove trovare il fertilizzante. Picchiamo appena ho fatto. Ok. Va bene, ragazzi. Qua la cosa si fa seria. D'accordo, d'accordo. Molto bene. Aspetta, guida fino al ranch di Iron Butte. Veramente? Oh, porca miseria. Che...
Ah, devo ancora ripristinare la corrente qui, porca miseria. Ah, forse vale la pena andare qui prima allora. Ho come questa piccola sensazione. Va bene. Vediamo se possiamo fare scorta. Ah, cacchio. Magari c'è qualcosa qua nei dintorni però. No? No, niente di tutto questo. Andiamo fino al presidio della Nero intanto e liberiamo quello. A proposito, aspetta, ora che ci penso. Ho 10.000 crediti qua. Deacon St. John, come andiamo? Buzz. Ah, questo è il massimo di serbatoio che posso mettere, è vero. Non trovo mai niente. Ho fatto tutto, vero? Peccato, 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 peccato. Sì, sarebbe stato bello, grazie. Niente, niente, nulla di tutto questo. Io però magari... No, magari uno di questi. No, niente, sono tutti uguali. Poi il freno, no. Era nel campo quello lì, porca miseria. Sarebbe stato bello potenziare la moto un pochettino di più. Un peccato. Presto, Dick. Un vero peccato. Oggi ho dell'ottima merce. Bene. Buzz, come va il campo? Bene. Non pensavo di tornarci alla fine in questo campo. Andiamo, va. Qual è il piano? Possiamo recuperare tutto il fertilizzante che ci serve al ranch di Iron Butte. Al ranch di Iron Butte? Sì, voglio dire. Cazzo, orso. Penso che a Jesse e ai suoi ripugnanti serva ancora. Una volta era un campo da golf, no? Hanno ancora una zona con attrezzi, tosa erba. Certezza. Giustizia. Stendilo! Una terra! Fuoco! Ti vedo. Ok, che stavi dicendo? Fertilizzante, giustissimo. Beh, sto andando lì ora. Quando la via sarà libera, chiamerò te e Ricky per portare il camion. Ricevuto, fratello. Qui Boozer, chiudo. Qui fuori ci sono solo assassini, randagi e razziatori. Ci sono! Aspetta, sto arrivando. Ehi, non è sicuro qui nell'incubo, ma io conosco un accampamento. Sì, un accampamento! Dimmi, dov'è? Dov'è? Sì, decisamente Iron Mike. Va a Lost Lake, chiedi di Ricky Patel. Ti farà entrare. Ero spacciato! Grazie, grazie... Credevo fosse finita. Grazie, grazie, grazie. Fai questo nome, Deacon. Mi conoscono. Evita le strade principali e non fermarti. Ok, grazie. Dick, ci sei? Sì, certo, Ricky, ci sono. Volevo solo dirti grazie per essere tornato ad aiutarci. Mi spiace solo fosse troppo tardi. No, fermeremo Schizzi. Ci riusciremo, vero? Guarda, non vedo l'ora. Obiettivo opzionale, trova l'orda. Oh, cazzo. Direi che mi spiace per tua... per Sara. Posso solo immaginare cosa stai provando. Perdere una persona due volte a quel modo. Ehi, non l'ho ancora persa. Stiamo costruendo una bomba gigante, ricordi? Beh, è
bello riaverti tra noi. Lo Snake ha bisogno. Ehi, Ricky. Ah, non è stata colpa sua. Sappi, di Iron Mike. Intendo, lui ha fatto quello che riteneva giusto. Lo so. Ricky, chiudo. Aspetta un attimo, ma... c'è un'orda qui? Oh, cavolo. Aspetta, ma questo non è... sì! Dick! Ci sei? Schizzo. Oh, hai un bel fegato a chiamarmi. Eccoti, fratello. Travolgilo! Ascolta. Attenzione! Tu serio? Che sparassi ormai. Ricarico! Che tenisse il suo fratello. Capitano, il colonnello vuole parlarle immediatamente. Sì, sì, bene, di che sto arrivando. Capitano, chi hai tradito per meritare una promozione? Questa faccenda della milizia è una stronzata, lo sai. Fratello, devi ascoltarmi. Non sono tuo fratello, schizzo. Ok, volevo che sapessi che quando Curi ti ha liberato, il colonnello è impazzito. Ha pensato che fosse coinvolta, è uscito di testa. Se l'è presa con Whittaker, stava per ucciderla, Dick. Dick! Sì, ti ascolto. Ma io l'ho fermato, Dick. L'ho fermato. Gli ho detto che quel veleno su cui sta lavorando potrebbe servire ad altro, oltre che ad uccidere i furiosi. Metti caso di trovare un campo nemico con una bella riserva idrica. Magari versare un gallone di cicuta lì dentro potrebbe risolvere un mucchio di problemi. E insomma, al colonnello l'idea è piaciuta. Per cui mi ha messo al comando dell'arca, perché la protegga. Ora lei fa rapporto a me, Dick. A me. Che cosa cazzo vuoi, schizzo? Fratello, volevo solo avvisarti. Stanno arrivando. Non posso fermarli. Stanno arrivando e stavolta il colonnello andrà fino in fondo. Beh, faccia pure, non fuggiremo. E quando sarà qui stavolta, troverà l'accoglienza che merita. Ehi, Dick. Capitano, il colonnello aspetta. Arrivo, cazzo, sparisci! Ehi, Dick, ascolta, io devo andare. Ma porterò i tuoi saluti al tenente Whittaker. Capitano Sarkozy, chiudo. Vaffanculo, schizzo. Randagi assassini, che cazzo? No. Cosa pensavate di fare? Prendermi di sorpresa? Trova l'orda qua. Boh, vabbè. Io comunque in tutto questo, dannazione, volevo solo fare benzina. Dai, va. Mannari, maledizione! Ci mancavano, guarda. Ma ripugnanti ce ne saranno ancora? Allora. Cosa si è mosso? Che cazzo? Ci mancava, guarda. Aspetta un attimo. Visto un puma. Ok, sì, decisamente ci sono ancora i ripugnanti. Dannazione, guarda. Una moto. C'è qualcuno. Gli smarriti. C'è qualcosa qui fuori. La grande ascesa incombe. Aspetta un attimo. Ok.
Vedi, vaffanculo. E odio. Ciao. Stendilo. Tagliamolo. Ma ancora. Posto. Ci nascondi. Prendiamolo. Ti diavolo sono. Non sono pochi, vero? Un po' per volta dovrebbero salire qua, in effetti. Infatti, eccoli qua. Ricaricare. Ti copro io. Ti addosso. Mi fa troppo gola questa cosa. Ok. Miseria. Ma no, senti, non ne vale la pena quel sto pezzo di me. Ma che coglioni! No, basta, non ce la faccio. Oh, non ce la faccio veramente più a mirare con il controller. Mi sono proprio rotto le palle. Non vedo l'ora che finisca sto gioco. Per questo, non per... Perché sennò la storia mi sta piacendo di brutto. Sono curiosissimo. Tutto quello che volete, è bellissimo da tantissimi punti di vista. Io non ce la faccio più a sparare col controller. Che ci penso. Sirena del cazzo. Oh cacchio. Come? Dove? Cosa? Chi? Sirena, dov'è? Un po' come... Ho sempre paura che chiami un'orda. Ma che diavolo? No. Segui il cammino. Lo scopo è costato caro. Cosa può essere? Porco mondo! Dai, dai, dai! Mamma mia! Che palle, oh! Che sofferenza, guarda! Fantastico, dov'è? Dove diavolo è? Ma volete, scende! E questo, quello... Che va facendo, quello... Bene, c'è qualcosa qui? No, si saranno presi tutto. Vuoi liberarti? Lasciale andare. Scoprirai.
e meraviglie. L'unica mente. Sto arretrando. Bene. Grazie. L'abbiamo fatta? Finalmente? Che fa su e giù quello con la moto, dannazione? Ora mi serve vedere dove trovare una tanica, perché ci deve essere per forza. Ok, è andato. Questo con la moto ha rotto le palle comunque, eh? Non fatemelo dire. Tutta sincerità. Tecnologia IPCA? Ah. Ma è la tanica, dov'è? Ah, mamma mia. È un pick up qualcosa. Sì, ovviamente, tra parentesi, sì. Ovviamente, finché... che ci sono. Lì non sembra esserci. Questo che mi ha pure ignorato, capito? Dai, ci deve essere per forza una tanica da qualche parte. Lotto. No, 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 non posso. Arrivano! Fermati, ti mostrerò il cammino. Comondo, ma da dove è saltato fuori quello? Non l'ho visto assolutamente. Dov'è? Dov'è? Ah, ciao. Bene. Problema risolto. Adesso, per piacere, prendi questa dannatissima tanica. Andiamo da questo dannatissimo generatore. Ovviamente prima bisogna stare un attimino attenti che... sì, vedo che ci sono gli altoparlanti anche lì. Donna, sta moto. Allora, vediamo. Lì un altoparlante c'è, l'ho visto. Lì non c'è. Ok. Lì invece sì. Perfetto. E poi lassù. Giustamente. Tagliamo qui. Uno qui. Uno qui. C'è sicuramente anche là. Vediamo se me ne è scappato qualcuno. Non penso però. Meglio di niente. Vedi un po' te. E anche questo. E va bene, e allora, e adesso dovrebbero essere tutti, giusto? Sì. Adesso posso finalmente attivare quel cavolo di generatore e prendere ulteriore vigore, perché qua serve. E vigore e salute.
intendo. E ci siamo. Perché i luci verdi è sempre un buon segno. Corrente saltata. Aspetta, ovvio. No, ma di che sta parlando? Ah, forse perché l'ho spento. Ah, dopo la riparazione l'avevo acceso. Ok, bene. Speriamo ci sia qualcosa che... Grazie. Ordine sito unità medica, va bene, grazie. Ma come? Ah, no, aspetta. Sarà in quest'altro. Veleno. Mi sa tanto che c'è una sirena. Un iniettore della Nero. Quello che ci voleva. Assolutamente energia anche sta botta. Vai. Grazie. Se proprio devo. No, non è una sirena. Molto bene. Ok. Sì, io direi che posso anche tornarmene allegramente alla moto e poi vediamo che cosa fare. D'accordo, ragazzi, allora, io direi che ci possiamo decisamente fermare qua perché questa puntata è durata già abbastanza. Noi ci vediamo nella prossima occasione, d'accordo ragazzi? Quindi, io direi che per oggi è tutto, mi raccomando, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, lasciate un bel like a questo video se vi è piaciuto e se vi sta piacendo questa serie, e qui sotto in descrizione troverete, come sempre, tutti i link ai miei social, tutti i link per supportare il canale, il link per acquistare il gioco, anche il link alla playlist con tutti quanti i video della serie di Days Gone. D'accordo ragazzi? A presto!